senza fare mai domande, aspettando solo il momento in cui il mio popolo avrebbe avuto il regno che hai promesso. E invece, anche stanotte ho solo l'angoscia a farvi compagnia. È brutto, Giuda, rendersi conto di essersi illusi. Capire che i tuoi sogni non si realizzeranno, perché la persona che hai seguito pensa alla sua gloria e non al bene del tuo popolo. Ah, chi sei, donna? Eppure io e te sappiamo che basterebbe veramente poco per far rivoltare il popolo. Il popolo che vi acclama. Cosa ci vuole a cacciare Romagna? Cosa ci vuole ad avere un vostro regno? Ma chi sei, donna? Dove sei? Perché ti nascondi? È forse importante il mio nome? No, Giuda. L'importante è ciò che ti dico. Hai visto l'entusiasmo del popolo al vostro ingresso a Gerusalemme? Bene, ora dovete infiammarlo, dovete convincerlo a rivoltarsi. Solo così avrete il nuovo regno, la terra di tutti i giudei. Ma smettila, donna, credi che seguirebbero i miei ordini? Dovrebbe essere lui a parlare, lui a ordinarlo. E forse potremmo riuscire. Ci ho sperato anch'io, quando ho visto come ha agito nel Tempio. Credevo fosse l'inizio della rivolta. Ma vedo che continua a predicare, a parlare, e nulla. E allora, devi essere tu a prendere in mano la situazione. Devi essere tu a provocare gli eventi. Fallo, Giuda. È facile parlare per te. La gente segue lui, lo adorano. Chi vedrebbe ascolto a me? Non fare il bambino, Giuda! Usa la tua intelligenza. Tu devi solo provocare gli eventi e tutto il resto verrà da sé. Tu lo sai, vero, che i farisei lo stanno cercando? Bene. Fallo catturare. Fallo imprigionare. Se succederà questo, cosa credi che farà il popolo? È ovvio. Si ribellerà. E lui, cosa credi che farà se non scatenare tutta la sua ira e la sua potenza? Solo così tutti noi avremo il nostro regno. E tu, Giuda, ne sarai l'artefice. Forse potrebbe funzionare. Funzionerà. Dipende solo da te. Guardami e ascoltami, Giuda. Va dai farisei e vendilo. Loro, pensando che non avrebbero soldi, si fideranno senza capire il tuo vero disegno. Lo cattureranno e tu e gli altri apostoli non dovrete far altro che guidare il popolo e sarà la vostra vittoria, sarà il tuo trionfo, Giuda. Tutti ricorderanno il tuo nome. Giuda l'Iscariota, l'uomo che ha liberato il popolo di Giudea. Chi sei? Come farò a rintracciarti ancora?
leggere e dopo mi avrei sempre con te. Dopo sì che imparerai anche il mio nome. Poiché temevano che la loro autorità fosse offuscata dalla fama e dal forte ascendente che questi aveva sul popolo. Fu allora che Giuda, detto Iscariota, mise in atto il suo piano. Andò dai sommi sacerdoti del Sinedrio e si accordò per vendere Gesù in cambio di 30 danari. In quello stesso giorno Giuda individuò il momento propizio per farlo catturare. Nel giorno degli asini era uso di immolare un animale per la Pasqua e Gesù e i discepoli cenavano insieme a conclusione del giorno. Perché questa sarà l'ultima volta che io sarò con voi. Adesso toglietevi i calzari, ma vi prego, non fatemi domande. Che tu un giorno possa capire. Cosa dici? Che cosa non posso capire? Credi che io sia stupido? No, non lo sei. Ma tu, più di tutti, capirai solo dopo. Solo dopo che tutto sarà compiuto. Fratello.
fratello. No, maestro, no, non posso permettere che tu lavi i miei piedi. Pietro, accetta questo atto di mia umiltà e ricorda che al mondo nessuno è superiore agli altri. Adesso mangiate e saziatevi, perché l'ora sta arrivando. Ma perché dici questo, maestro? Quale ora sta arrivando? Cosa vuoi dirci? Questa sarà l'ultima volta che io sarò con voi. Ma non per mia volontà, ma perché così è scritto. Ma cosa è scritto? Se ci lasci, è perché tu lo hai deciso. Pietro, il tuo parlare non mi offende, perché conosco il tuo animo. No, Rabbi, ti prego, noi abbiamo bisogno di te. Io ho bisogno di te. Quando il sole sarà alto, vedrete tutto ciò che ora è buio. Rabbi, perché sei così strano? Non so più quanta gente aiutare. Hai portato su di te sofferenze e male da tutti. Ed ora che sei tu a soffrire, nessuno di noi sa cosa fare. Perché tu non ci fai capire? Perché? Spiegaci cosa vuoi dirci. Un padre abbiamo lasciato tutto per seguirlo e ora ci abbandoni. Ma perché sei così strano? Se davvero siamo due fratelli, allora devi spiegarci. Un padre affettuoso cerca sempre di proteggere i propri figli. Ma i tuoi figli ora stanno soffrendo di più proprio perché non capiscono. Ne sei sicuro, Pietro? Sareste forse felici di sapere che uno di voi, questa sera mi tradirà, venderà la mia carne e dopo, solo dopo capirà e si pentirà. Uno di noi? Ma forse io? No, Pietro, non sei tu, perché tu non cerchi la gloria. Ma ora chi? Perché dovremmo tradirti? Cosa ne guadagnerei? Mi tradirà proprio chi mangerà nel mio stesso piatto. Tu mi offendi. Allora sarei io il traditore. Sei tu che lo dici. Perciò quello che devi fare, fallo subito. Tu non me ne hai apprezzato. Non mi hai mai valutato per le mie capacità. Io ti ho amato come tutti gli altri. Ho diviso con te il mio pane ed il mio sangue. E anche ora, Giuda, continuo ad amarti. Tu dici il falso. Ora capisco, ora ho le idee chiare. Non voglio più stare qui, me ne vado. Allora è lui il traditore, che possa essere dannato. Io non sopporto che tu sia venduto come un agnello. Pietro, fratello mio, chi sei tu per condannare, per giudicare? È da giorni che era strano, ci sfuggiva, ci evitava. Non abbiate rancore. Dall'inizio dei giorni ogni cosa era già scritta. Prendetene tutti. Questo è il mio corpo. Il mio corpo straziato.
Questo è il mio sangue, il sangue dell'uomo versato per voi e per tutti, e per cancellare i peccati del mondo. Adesso andiamo, prima che si compi ciò che è scritto. Sento il bisogno di avvicinarmi al Padre mio. Dove ci porti, maestro? Lì dove vado, tu non puoi seguirmi. Mi raggiungerai a suo tempo. Perché? Perché non vuoi? Ti prego, rispondimi! Rispondimi, io darei la mia vita per te! Pietro, in verità ti dico, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai. Mi rinnegherai 3 volte. No, Rami, io sono pronto a morire per te. Pietro, andiamo. L'ora è arrivata. Se deve compiersi ciò che è scritto, allora che avvenga la tua volontà. Gli avevo chiesto di vegliare per me. E voi? Voi? Ma... maestro. Padre. Rimetto il mio spirito nelle tue mani. Alzatevi. È giunto il momento che tutto si compie. Io sono pronto. Il Padre mio è con me. Chi cercate? Chi di voi è Gesù? Dentro il Nazareno. Hey,
visto Giuda. Io lo sapevo. Il padre mio non sbaglia mai. Legionario, catturate qualcuno. Legate! Siete venuti in tanti, tutti armati. Giuda, se volevi ti avrei seguito io. Su, muoviti! Fammi arrivare! Lasciatelo! Vieni! Via! Pietro, fermati! Cosa fai? E cosa dovremmo fare di te? Non è te che cerchiamo! Tu non ci sei! Sei tu, Giuda! Muoviti! Fammi arrivare! Siamo dal tempo, i sommi sacerdoti hanno già radunato le nostre persone. Forza, Poprina, sono davvero curioso di vedere cosa sei capace di fare in mezzo alla nostra gente. E senti noi sei qua. Andiamo! Come ti permetti di fermarmi? Sta al tuo posto, donna! Io non ho mai visto quell'uomo, non vaneggiare! Anania, davanti a te c'è colui che si è proclamato re dei giudei. Era tempo che desidero parlarti. Dimmi allora, predicatore, quali sono queste tue nuove dottrine? Convinci anche me. Ma attento, anche io sono padrone. E so riconoscere le finte magie. Non ho magie da mostrare. Ed in quanto alle mie parole, perché? Perché non interroghi coloro che hanno ascoltato i miei insegnamenti? I tuoi insegnamenti? E cosa insegneresti? Maestro, la verità. La verità. La verità! Addirittura la verità! Mi incuriosisce. E dimmi, qual è per te la verità? È l'uomo che è di fronte. Uomo senza giudizio! Uomo senza rispetto! Vergognati! Parli così, ma tu dopo sacerdote! Fermati! Non quando la gente ci guarda. Soldati, portatelo davanti a Caiafa. È bene che lo giudichi anche lui. Ma perché più ti guardo e più sono certa? Tu eri con lui alla sua destra, eh? Perché sei così timoroso? Ora esageri, donna. Non sfidare oltre la mia pazienza. Te l'ho già detto. È la prima volta che vedo quell'uomo. No, beh, forse con la donna non sbaglio. Sembra anche a me di riconoscerti. Solo poco ore fa, ti eri con lui, lì, negli orti degli ulivi. No, no, lo giuro. Forse mi confondete. Quanta gente veste come me. Quanta gente ha le mie stesse sembianze. Potete, dovete credermi. Io lo giuro, non ho mai conosciuto quell'uomo. Mai!
Che cosa ho fatto? Solo un vile. Solo un animale poteva rinnegarti. E io? Io l'ho fatto. E tu lo avevi previsto. Cosa sarà di me ora che ti ho abbandonato, negando anche di conoscerti? Possa da oggi essere mia compagna solo la sofferenza. Destinami pure ogni genere di male. Me li merito. Ancora. Ancora una volta. Sono qui ad offenderti. Io. Proprio io. Sono qui a chiederti di farmi del male. Pur conoscendo la tua immensa bontà. Ti prego, maestro. Leggi ancora nel mio cuore. E se puoi. Se puoi, te ne prego, perdonami. Perdonami. Nobile Caiafa, custode delle nostre leggi, abbiamo portato a te colui che ha iniziato il popolo alla rivolta. E lui, nobile Caiafa, colui che si è detto capace di distruggere il tempio e di edificare. Soli 3 giorni! Lazzareno, prendi conto che così, con il tuo silenzio, mi costringi a credere che le accuse siano vere. Nel nome del Dio vivente ti parlavo. Avanti, dimmi, sei davvero tu il figlio di Dio? Io ti dico che oggi stesso vedrai il figlio dell'uomo salire al cielo per sedere alla destra di Dio. Ha bestemmiato! Ha bestemmiato! Tu bestemmi, Nazareno! Tu bestemmi di fronte a me! E vuoi che io debba ascoltare altri testimoni dopo ciò che ho appena sentito? E voi che fate? Vi rendete conto di ciò che ha detto? Lui, un uomo, un semplice giudeo, salirà al cielo al fianco di Dio! Merita solo la più dura delle morti! Vergognati, Nazareno! E tu? Saresti il Messia, ma ti sei guardato, straccione! La legge romana non ci consente di condannarlo a morte. E Dio solo sa quanto lo vorrei. Portatelo davanti a Pilato. E lì, lì, se saprete essere convincenti, avrà la condanna che merita. Andate. Maddalena, Maddalena, madre! Fermatevi, aspettatemi! Giovanni, sei tu? Che succede? Cos'hai? Sono ore che vi cerco. Temevo sapeste tutto da altri. Tutto cosa? Dove sono gli altri? Lo hanno preso stanotte. I soldati lo hanno preso e portato via. Noi siamo scappati tutti. L'abbiamo lasciato solo nelle loro mani. Lo avete lasciato solo? Perché? Mamma, dov'è? Parla! Credo lo stiano portando da Pilato. Non so altro. Ma mi hai sentito? Parla! Ti prego, di qualcosa! Giovanni, accompagnaci tu in fretta!
Governatore, i farisei vogliono parlarti. Hanno imprigionato un uomo, dice di essere figlio di Dio. E cosa vogliono? Sanno bene che Roma non si occupa dei loro problemi. Digli di portarlo al Senato. L'ho già fatto. Ma mi hanno detto che Caiafa ha ordinato di portarlo qui da te. Pilato, ti prego, ascoltami. Ho fatto un sogno questa notte. Vedevo te che ti scagliavo contro un giusto. Ti vedevo, tra i tuoi uomini, dubbioso, mentre condannavi a morte un uomo. Taci, Claudia. Ora anche tu ti fai prendere dalle fantasie di questa terra. Almeno tu, mostra la dignità delle donne romane. No, Pilato, non è una fantasia. Ascoltami. Sono convinta che sia stato un segno del tuo mestiere. Vedevo te, sconvolto, confuso, incerto ai piedi di una croce. E un uomo crocifisso era circondato, avvolto da una luce accecante che lo portava su un nubile cielo. Basta, Claudio. Ti sembra questo il momento di raccontarmi i tuoi sogni? Tu, Pinto, fai entrare i farisei e speriamo di non perdere molto tempo. Governatore, solo tu hai il potere di giudicare quest'uomo. Ma è bene che tu sappia, Claudio, che costui si è proclamato re dei Giudei, pur di spingere il popolo a rivoltarsi. E come se non bastasse, ha anche offeso Cesare Augusto. Che si dirà di te a Roma se non condanni quell'uomo che vuole portare sconfitto e l'impero? Per ciò che ha fatto, lo devi condannare a morte! Avete già stabilito la sua condanna. Volete anche sedervi sul mio scranno? Volete almeno farmi capire quali sarebbero le colpe di quest'uomo? Si è proclamato Dio, andando contro le scritture. E come se non bastasse, si è proclamato re dei Giudei, spingendo il popolo a rivoltarsi. Eppure i miei uomini non mi parlano di alcuna sedizione in corso. E da quando mi dite, costui non è accusato di alcun reato che ricada nel giudizio di Roma. Pertanto tocca a voi giudicare le offese alla vostra fede. Ma a noi non è concesso condannare a morte un uomo. E credete che Roma vi abbia mandato fin qui a fare il buio? Allora, uomo, fammi capire. Da quando mi si dice, tu saresti il re dei Giudei. Sì, Luigi. No. Per Giove. Qualcuno vuole farmi capire quali sono le colpe di quest'uomo? Ha detto al popolo di non pagare le tasse a Cesare. Ha cercato di ribaltare il popolo, sia qui che in Galilea. Ah. In Galilea. Quindi avrebbe commesso il suo reato in Galilea. Siete fortunati. Erode Antipa è qui per festeggiare la Pasqua. Ma, governatore! Nessuno più di lui ha autorità in materia. Portatelo da lui. Figuriamoci se si farà sfuggire l'occasione di giudicare un profeta. Andate! Il governatore di Giudea ha ordinato di mandarti quest'uomo affinché tu lo giudichi. Sappi, Erode, che quest'uomo ha corrotto molte menti con insegnamenti falsi e parole subdole. Ho tanto sentito parlare di te e sono davvero felice di conoscerti. Sai, anch'io voglio sentire i tuoi insegnamenti. Anzi, aspetta un attimo. Mi hanno detto che
che sei capace di trasformare le pietre in oro. Su, dai, fammi un po' vedere. Cosa? Non mi vuoi mostrare questa tua magia? Non mi ritieni forse degno di una risposta? O pensi che debba inginocchiarmi al tuo cospetto? Con questo tuo comportamento mi costringerai a condannarti a morte. Guarda, Verode, non ti sembra la stessa questione di Giovanni Battista? Parla con me, Nazareno. Io posso evitarti la morte, posso chiedere ai Rod di salvarti la vita. Il sangue innocente gli cadrà sul tuo capo. Donna, io ti assicuro che il tuo nome sarà per sempre un simbolo del peccato. Adesso batti! Taci, uomo! Taci! A me non degni di una risposta e appena apri bocca lo fai solo per insultare la mia donna. Non mi diverti più, non so che farmene di te. Anzi no, forse a qualcosa ancora servi. Riportatelo a Pilato. Sì, e ditegli che mi rimetto alla sua potenza e alla sua saggezza. E fategli anche capire che con questa mia decisione voglio appianare anche quei piccoli malintesi che sono sorti fra me e lui. Su, via, andate. Ti rimanda quest'uomo. Lui lo ritiene un pazzo, ma è convinto che nessuno più di te abbia saggezza per decidere. Conosco bene Erode. Se me lo ha rimandato è proprio perché non ha trovato alcun motivo per condannarlo. Allora, dimmi, sei il re dei Giudei? Sei tu che lo dici, Pilato? O forse altri ti hanno convinto di ciò? Ma tu credi che io passi il mio tempo in chiacchiere da donnicciolo? La tua gente, i tuoi farisei ti hanno condotto qui da me. Sono loro ad accusarti. Il mio regno non è come quello dei miei. Se così fosse, credi che il padre mio non avrebbe scagliato contro di te le sue legioni, pur di non mettermi nelle mani di quei uomini. Ma tu insisti. Dunque sei un re. Tu l'hai detto, Pilato. Io sono un re. E per questo sono qui, per rendere testimonianza di libertà. E solo questo ho professato la mia libertà. Io ancora non trovo nessuna colpa in questo uomo. E nemmeno capisco il motivo per il quale vi ostinate così tanto a volerne la morte. Ad ogni modo, è tradizione che io per la Pasqua liberi un debito. Allora, a voi la scelta. Volete vedere libero questo straccione che sostiene di essere un re? Oppure
un assassino, colpevole di molteplici delitti fra la vostra gente. Decidete voi. Chi libera? Gesù o Barabba? Barabba! Sì! Dunque volete vedere libero un assassino? E sì, intanto offrite a questo re una corona ed un manto degni del suo rango. Andate via! Forza! Allontanate! Via! Ora basta! Rivestitevi! Centurione, vai a liberare Barabba! Accetto la libertà, ma non credete che diventa un amico di tutti. E voi, voi che tremavate solo a sentire il mio nome, voi che ne avete maledetto ogni giorno, perché romani e giudicchi e uccisi, perché volete la mia liberazione? Certo che è strano, se il mio posto volete mettere in croce un pazzo che si può fare a me, che è capace di impugnare una spada. Ma non sarò certo io ad opporre a tale assunto.
con il Glario, che combatterò le mie legioni. Credi forse che il padre mio mi avrebbe mandato qui solo per liberare il popolo israelita dai romani? Dai! Ecco il vostro uomo. Io ve lo do. Ma sappiate che in lui non trovo nessuna colpa. Mettilo a morte! Crocifiggilo! No, è vostro. Prendetelo e crocifiggetelo voi. Noi non lo temiamo, governatore. Se davvero costui è un giusto, e allora che il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli! Ma insomma, chi sei? Perché non parli? Eppure lo sai che se io volessi potrei rimetterti in libertà risparmiandoti la morte. Proprio non riesco a capire perché tu non mi dia l'opportunità di salvarti. Tu non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato da altro. Ed è per questo che io ti dico che non sei colpevole. Eppure mi sfugge tutto di te. Ti ho offerto l'opportunità di salvarti e l'hai rifiutata. Ti ho fatto ferire, ti ho fatto deridere e non mostri alcun rancore nei miei riguardi. Ti ho dato finanche l'opportunità di discolparti e l'hai ignorata. Sembra il comportamento di un pazzo, ma tu non sei un pazzo. Più ti guardo e più non riesco a capire chi sei veramente e soprattutto cosa speri di ottenere con questo tuo agire. Ecco come vuoi capirmi di là. Come possono capire i sacerdoti o i farisei? Non aprire i tuoi occhi sui miei, anzi, se vuoi, chiudi di qui. Lavi il tuo cuore alle mie parole. E così tutto sarà chiaro. È una vergogna, governatore! Ti offendi in casa tua! È un pazzo che umilia la dignità di Roma! No, non sono io a volere la morte di quest'uomo. Pensateci voi. Non lo temiamo. Crocifiggi. E voi credete che io abbia paura? Fate ciò che volete. Ma io me ne lavo le mani. Non è per questo che ve l'ho consegnato! La sua morte non era nei patti! Io speravo, io ero sicuro che di fronte a voi Gesù avrebbe mostrato tutta la sua potenza! Era certo che così tutto il popolo avrebbe capito la sua grandezza! Cos'altro vuoi, Giuda? Non hai ottenuto i denari che hai chiesto? E allora? O pensi di convincerci a darti altro argento? Mercenario! Chi vuoi ingannare? Quando ci hai venduto il tuo amico, non hai posto nessuna condizione. E ora vuoi farci credere che l'hai fatto per sua maggior gloria? Non sono le vostre parole ad offendermi, ma è la mia vita a farmi ribrezzo. Apriti terra e prendimi, ma fa che sul mio corpo non ci sia mai sepoltura. Spiriti del male, solo voi
siete degni di accogliermi al vostro fuoco eterno. E come potrei chiedere perdono a Dio? Quale grazia può essere più forte del peccato che ho commesso? Gesù, il mio fratello, il mio maestro crocifisso, e per quale colpa poi? A un verme come me, allora, quale condanna merita? E voi, che cosa credete? Con questi soldi avete comprato solo il mio corpo. Non vi consentirò di comprarmi anche la mia anima. Riprendeteli, sono vostri. Ma pensi di offenderci, Giuda? Le riprendiamo. Ti servirete a comprare qualche altro traditore. No, faremo molto meglio. Con questo denaro compreremo un terreno dove seppelliremo tutti i traditori giustiziari. In tuo ricordo, Giuda. Traditore. Io? Un traditore? Già, nessuna parola è più adatta a definirmi. Traditore. Gesù, mio fratello e maestro, che cosa ho fatto? Perché sono nato? Perché sono cresciuto? Perché ti ho tradito? Tutto sarà possibile a questo mondo, tranne che qualcuno possa perdonarmi per quello che ho fatto. E allora non mi resta altro che essere io stesso a presentarmi al mio padrone. Gesù, dovrei morire a fianco suo, al posto suo, sulla sua stessa croce. Ma io non sono più degno nemmeno di questo. E si compia allora ciò che ho costruito. Mi impiccherò sperando che i corvi facciano scempio del mio corpo. Solo così potrò avere la morte che merito, da traditore, da vile, da dannato. E tu, Satana, aspettami. Aprimi le porte del tuo regno e preparati ad accogliere il mio corpo e la mia anima. Dopo ciò che ho fatto, sono degno solo della tua compagnia. Thank you.
volevo farlo a... oltre a Nicheo come regia e Katia Trafficante, che ha vestito anche i panni della tentazione. Al reparto costumi, Peppino Placido, Maria Antonietta Luciano, Fortunata Ligurti e Francesca Summa. Permettetemi di dire soltanto una parola, perché voi avete visto lo spettacolo, mi auguro che vi sia piaciuto, ma non avete visto tutto quello che c'è stato prima dello spettacolo. Prepararlo in epoca di pandemia con qualcuno, più di qualcuno, me per primo, che ci siamo ritrovati ad essere positivi al Covid, quindi mi sono dovuto assentare, devo ringraziare Katia, Katia dov'è? Non la vedo più, Katia viene avanti, perché ha curato, guardate come si è imbruttita, non è semplice, è riuscita a imbruttirsi totalmente, ma ha curato anche la regia quando ero assente io, altre persone qui che sono state comunque assenti. È stato difficile, però io stasera posso dire una cosa. Ringrazio voi per essere state qua, ma ringrazio loro per l'impegno che hanno profuso. Grazie, tutti bravi.